Allora, affrontiamo Pesaro, una squadra che ha un buonissimo talento a livello di giocatori del quintetto base, perché sono tutti giocatori che hanno sia della parte un buon atletismo che un buon talento individuale, che sono. Fanno sì che sia una squadra molto pericolosa, pericolosa perché in casa hanno sempre fatto delle eccellenti partite, perché arrivano da una partita non positiva fatta in trasferta e quindi spesso succede che dopo una partita non positiva c'è una risposta perché ovviamente qualche diciamo, rammarico l'hanno portato dietro da questa partita, quindi dovremmo aspettarci una partita molto combattuta da parte loro. E noi dovremmo stare attenti a queste loro qualità, che loro riescono a esprimere molto bene in campo aperto. Sono la prima squadra per palle recuperate del campionato, quindi partendo da quelle palle recuperate, partendo da situazioni dinamiche nei primi secondi del possesso, dove loro possono attaccano immediatamente il canestro dopo un rimbalzo, dopo una rimessa, attaccano subito per andare a concretizzare subito dall'altra parte del campo. Dovremmo fare molta attenzione a questo, così pure al gioco senza palla, perché nel loro atletismo lo sviluppano molto nei tagli, nei movimenti senza la palla, compresi i rimbalzi offensivi. Una squadra quindi che insomma, va affrontata con la massima attenzione, con la massima concentrazione sulle caratteristiche individuali dei giocatori. Dopodiché, dicevo che partono sulla prima squadra come palle recuperate, quindi dobbiamo cominciare anche noi ad avere un attacco molto attento, cercare di non farli correre, quindi cercare di non perdere palloni, che soprattutto in trasferta sono una componente molto importante. Quindi da un attacco equilibrato dove non cercare di non perdere palloni per non far innescare il loro contropiede. E poi ha un rientro molto veloce, cercare di stare molto attenti sugli uno contro uno nei loro primi secondi del possesso. Ecco, queste sono un po' le armi. Se riusciremo a far bene queste situazioni, avremo buone possibilità di giocarci bene la partita.